partita anche la registrazione. Dicevo, allora, con la lezione di oggi praticamente chiudiamo questa parte, come dire, iniziale sulla statistica, parlando anche di un test statistico che diciamo spesso si fa nell'ambito delle misure. Poi, se c'è tempo, continuiamo con qualche esercizio di quelli che abbiamo fatto ieri, giusto per fissare un po' più le idee su quelle cose. Tenete presente che a volte, sempre per un fatto anche di chiarezza nei vostri confronti, questi argomenti che stiamo vedendo adesso, che io comunque sto richiamando in maniera rapida per cercare di, come dire, poi focalizzare l'attenzione su quello che sarà l'utilizzo di queste cose per il corso di misura, però potrebbero essere domande d'esame. Ovviamente nessuno mi verrà a chiedere il teorema del limite centrale, perché non è oggetto di questo corso, però se qualcuno mi dice, ma se io sono una gaussiana, se sono una distribuzione, per risolvere la probabilità di un certo intervallo, perlomeno sapere la procedura, il metodo da applicare. Poi magari ad un esame orale non si andrà avanti a farvi fare i conti, a farvi prendere la tabella, a farvi fare, diciamo, le cose che stiamo facendo durante gli esercizi, però se l'avete imparato a fare durante il corso vi ricordate pure come si farebbe. Però, diciamo, se invece non, poi non ve lo studiate questa parte, è un peccato, perché questa è una parte abbastanza, tra virgolette, banale, su cui magari avete anche già delle conoscenze, che avete anzi una conoscenza teorica sicuramente più approfondita, che viene anche da altri corsi, e quindi è un peccato poi non sapere rispondere. Per cui fate attenzione anche a questi qua, cercando di, diciamo, a questi argomenti, di, diciamo, non trascurarli, va bene? Per quanto riguarda i test statistici, anche questi forse li avete già visti introdotti in qualche altro corso, sì o no? Vi è capitato? No, senza aver vergogna, ragazzi, diciamo, potete parlare tranquillamente, diciamo, non... Ok, allora, perché i test statistici ne esistono tantissimi in generale, cioè, se voi andate su Google o andate su qualche libro di statistica ne trovate tantissimi di test statistici. Qual è, diciamo così, il... motivo per cui esistono dei test statistici? Perché praticamente molto spesso, come nel caso del test del Kiwao, quello che andiamo a approfondire adesso, avete la necessità di capire quanto, per esempio, una distribuzione ipotizzata sulla base di n, scusatemi, non ipotizzata, che voi non utilizzate un approccio a priori, ma state magari facendo n osservazioni. Quindi avete collezionato n punti, 50, 60, 20, 30, quanti ne sono, di un certo fenomeno, e volete capire se quel fenomeno può essere descritto attraverso una certa distribuzione, che voi state magari sperando, ipotizzando, no? Perché poi magari uno cerca di andare verso la possibilità di descrivere un fenomeno con una distribuzione più o meno canonica, no? Nota. Perché? Perché poi a quel punto, se quel fenomeno veramente... diciamo, si distribuisce, può essere modellato attraverso una distribuzione già nota, poi posso sfruttare tutte le informazioni che esistono per quella distribuzione, tipo le tabelle, tipo qualsiasi altro teorema o concetto che c'è dietro. Ok? Quindi, in molte situazioni sperimentali, anche, diciamo così, nel mondo del lavoro, anche quando avete a che fare con analisi statistiche di dati, eccetera, se riuscite a trovare un modello di distribuzione che aderisce bene all'osservazione di dati che avete enormi vantaggi. Perché poi, se quel modello analitico è presente sui libri, significa che voi conoscete bene come evolvono i dati se seguono effettivamente quella distribuzione. Ok? Altri tipi di test, invece, per esempio, come il test della media, che però non studiamo, ve lo accenno giusto perché anche nel mondo delle misure si, diciamo, si utilizza, serve quando, per esempio, invece, immaginate che fate due esperimenti tra loro potenzialmente indipendenti, perché magari quella misura la fa un giorno uno, un giorno l'altro, sullo stesso grandezza, ognuno di voi, due, diciamo, di voi raccolgono separatamente ognuno 50 punti di quella grandezza, voglio capire se, diciamo così, i punti raccolti dall'uno e dall'altro sono, tra virgolette, diciamo, congruenti, compatibili. E quindi voglio andare a capire se, per esempio, quelle due distribuzioni di dati che avete a quel punto ottenuto voi con le osservazioni ciascuno sono da, diciamo, ritenersi appartenenti alla stessa distribuzione, diciamo, complessiva di dati.
Quel tipo di test si chiama test della media e consente di andare a verificare sostanzialmente attraverso anche l'impiego della distribuzione T di student che probabilmente avete studiato, avete visto in altri contesti, di capire se effettivamente quelle osservazioni fatte da ciascuno di voi appartengono alla stessa popolazione complessiva. E che, diciamo, motivo c'è di fare un test del genere? Perché è un fatto puramente matematico o ci può essere un'esigenza anche pratica? L'esigenza è anche pratica, perché ovviamente che cosa succede? Che se, diciamo, per dire in quel caso, entrambe le sequenze, entrambi i test, o meglio, scusami, entrambe le acquisizioni fatte dall'uno e dall'altro studente poi portano a far superare questo test, quindi a ritenere che le due distribuzioni appartengono alla stessa popolazione, allora io ho un maggiore grado di confidenza che quelle esperienze che sono state fatte da entrambi sono, diciamo, realistiche. Se invece iniziano a uscire cose diverse, allora è molto probabile che in uno dei due esperimenti sia successo qualcosa di incontrollabile. Ma dove quel qualcosa di incontrollabile può essere qualsiasi cosa, può essere anche un fattore esterno, può essere semplicemente, dico, una scomitata. Immaginate che stavate lavorando con un multimetro e stavate reggendo tensioni una dietro l'altra. Magari c'è stato un abbassamento di tensione, diciamo, di alimentazione esterna che ha provocato qualche disturbo al circuito di alimentazione a sua volta del multimetro e vi ha fatto leggere per qualche secondo, nella sequenza di quei 50 punti che stavate magari collezionando, dei numeri un po' diversi. Ok? Quindi potrebbero starci, per esempio, delle situazioni casuali, fuori controllo, che portano ad avere, diciamo così, poi un risultato complessivamente che magari si distribuisce diversamente da quello che il vostro collega ha fatto esattamente sullo stesso misurando il giorno prima. Allora, quando succedono queste cose, ovviamente cosa fa? Da un punto di vista pratico, un warning. Attenzione, qua bisogna capire dove è il problema. Però quello che è certo è che quella distribuzione di dati che ho campionato in 2 giorni diversi non mi ha portato agli stessi risultati. E come faccio a vedere questa cosa qua? Con quello che per esempio si chiama test della media. Vi ho solo accennato per completezza, ma che abbiamo detto non studiamo, va bene per motivi di tempo. Andiamo invece a studiare il test del chi quadro. La distribuzione del chi quadro l'avete forse già invece vista, no? No, non l'avete ancora vista, che la vedrete sicuramente. Però, diciamo così, fa parte di quei test, come anche il test della media, la maggior parte dei test statistici, che va sotto il nome di test binari. Qua vi sto dicendo qualcosa di nuovo o il test binario l'avete già in qualche modo sentito? No, io lo chiedo semplicemente non è per capire se posso andare un po' più veloce su certi concetti o devo andare un pochettino più lento. Allora, praticamente i test, diciamo, binari, per definizione praticamente prevedono due ipotesi, proprio perché è binario. Un'ipotesi denominata spesso, e questo poi ve ne accorgerete, diciamo, quando appunto, sicuramente in altri corsi, soprattutto probabilmente della magistrale, è la cosiddetta ipotesi H0 e l'altra è la cosiddetta ipotesi H1. Ora, a cosa sono associati questi due termini H0 e H1? Nel caso specifico di per esempio del test del chi quadro, l'ipotesi H0 è la cosiddetta ipotesi di similarità, cioè è l'ipotesi che la distribuzione di dati osservati diventi, diciamo così, aderente, cioè sia simile ad un modello che, diciamo, voglio andare a verificare. Ok? Mentre invece l'ipotesi H1 è l'ipotesi di diversità, cioè la mia distribuzione di n osservazioni è diversa dal modello, diciamo così, che si poteva ipotizzare in distribuzione. Ok? Il termine appartenenza è esattamente, diciamo, il termine che si utilizza invece quando si fa il test, per esempio, della media, perché là, come vi dicevo prima, lo scopo del test della media è quello di verificare l'appartenenza di una sequenza di osservazioni ad una certa distribuzione di dati, diciamo così,
in termini medi e così via, quindi appartenenza alla stessa popolazione. Invece il test del chi quadro è un test in cui, quando si parla di ipotesi H0, è più ipotesi di similarità verso un modello ipotizzato. Va bene? Dove fate attenzione, in generale il modello ipotizzato non è che deve essere per forza un modello gaussiano, ok? Il test del chi quadro può essere fatto con qualsiasi modello che voi state utilizzando, quindi la distribuzione di dati non la dovete andare per forza a confrontare con un modello gaussiano. Potrebbe anche essere che voi state facendo un test per confrontare la distribuzione di dati osservata con, non so, una distribuzione rettangolare piuttosto che triangolare o qualsiasi altra distribuzione che avete studiato o che studierete. Va bene? E fondamentalmente, che cosa si fa generalmente? Come si impostano questi test? Definiti cosa sono H0 e H1, quindi queste due ipotesi, in pratica che cosa si fa? Si va a calcolare un parametro che poi ovviamente dipende dal tipo di test che state facendo. Quindi questi aspetti qua sono abbastanza generali. Poi vediamo il parametro, nel caso del chi quadro, che cos'è. Però il X osservato di fatto è il valore che voi andate a calcolare, vedremo, attraverso delle formulette, attraverso un algoritmo, e che poi andrà confrontato con un altro valore che si chiama X di alfa, che tipicamente si ottiene da delle tabelle una volta che sono noti alcuni parametri. Innanzitutto l'alfa, che è quello che si chiama fattore di rischio. Ok? Allora, che cosa succede? Generalmente, se praticamente io mi trovo che quello che ho calcolato a causa delle osservazioni, cioè in seguito alle osservazioni che ho fatto, è maggiore di questo X alfa che ho preso da una apposita tabella, allora si dice che rifiuto l'ipotesi H0, ovvero l'ipotesi di similarità. Okay? Quindi se accadrà una situazione del genere, significa di fatto che devo rifiutare l'ipotesi di similarità. Ovvero, nel caso specifico del test del chi quadro, questo significherà che la distribuzione che io sto andando a ipotizzare, cioè il modello che stavo inseguendo, che immaginavo potesse somigliare alla mia distribuzione di dati osservati, non può essere ritenuta valida. Ovvero, le mie osservazioni non seguono quel modello teorico ipotizzato. Okay? Però, proprio perché questo X di alfa, vedete, dipende da alfa, da quello che si chiama fattore di rischio, di fatto, diciamo, nel rifiutare l'ipotesi H0, c'è la probabilità di aver commesso un errore. Cioè, rischio di aver scartato, cioè di aver preso una decisione sbagliata. Ok? Cioè, che cosa vuol dire? Che come tutti i test statistici, poiché voi non avete infinite osservazioni con cui confrontarvi rispetto ad un modello, fondamentalmente accettate sempre un rischio che quello che viene fuori dal test statistico, diciamo, sia sbagliato come risultato finale. Ok? Cioè, e questo rischio è tanto più alto quanto più il fattore di rischio è alto. Poi ovviamente vedremo, diciamo, con degli esempi, e poi andremo a calzare queste indicazioni, queste considerazioni sul chi quadro, e quindi dovrebbero essere più chiari che si legge. Qui adesso, per adesso ho parlato in generale, perché vale per tutti i test di Milano, del fattore di rischio e del significato del fattore di rischio. Cioè, poiché c'è un rischio di aver preso la decisione sbagliata, ovvero di aver rifiutato l'ipotesi H0, io devo conoscerlo. E voglio sapere quantificarlo quanto è questo rischio. E come vedremo tra un po', mi aiuteranno le tabelle a capire questo. Va bene? E allora, andiamo un po' più, diciamo, avanti, e sempre sul test del chi quadro. Allora, fondamentalmente, questo test dice, partendo da un'osservazione sperimentale fatta da un certo numero di campioni, che ormai abbiamo anche imparato a disegnare, a rappresentare con degli istogrammi, per esempio, voglio capire se
quei campioni, quell'osservazione finita, sperimentale, può essere poi modellata attraverso, nel caso specifico, la distribuzione gaussiana. Ma come vi dicevo prima, il confronto lo potrei fare con qualsiasi altro tipo di distribuzione. Ok? E allora, diciamo, volendo particolarizzare quei concetti generali che dicevamo prima, del test binario al test di quadro, fondamentalmente scopriremo che noi dovremo in pratica calcolare dalle osservazioni sperimentali un indice che si chiama chi quadro, chiamiamolo osservato, ok, dalle osservazioni, e confrontarlo in pratica con un chi quadro alfa, che al solito sarà un valore tabellato nella tabella del chi quadro, del chi quadrato, una volta che uno entra sicuramente con un'informazione che è legata al fattore di rischio alfa. Quindi tipicamente il fattore di rischio è comunque un valore che scegliamo noi, dipende da noi come lo vogliamo, diciamo, definire. È ovvio che più scelgo in generale un fattore di rischio basso e più prendo magari una decisione, cioè è più probabile che, diciamo, prenda una decisione sbagliata da certi punti di vista, se poi accetto l'ipotesi di similarità, mentre diventa più basso il rischio nel caso in cui la scarto, diciamo, quella ipotesi di H0, e viceversa, diciamo così, se alzo il fattore di rischio. Ancora una volta, su questi concetti capiremo un po' meglio con gli aspetti, con i numeri, dopo queste considerazioni. Quindi ve lo anticipate, però ci torniamo dopo meglio. Allora, a questo punto andiamo a vedere in che cosa consiste fare questo test del T4, cioè quali sono proprio i passi del test. Ancora una volta, io qua all'esame vi possiamo chiedere il test del T4, non vi chiederemo i numeri, però la sequenza delle operazioni la dovete conoscere, cioè dovete sapere proprio l'algoritmo, diciamo, da dover svolgere. Ok? Allora, la prima cosa da fare, che cos'è? Quella di costruire l'istogramma delle, diciamo, osservazioni sperimentali, ovvero il primo punto e il secondo. Si raggruppano le osservazioni sperimentali in classi, si costruisce l'istogramma delle osservazioni sperimentali. E qui penso che è tutto facile. Poi, che cosa si fa? Cosa chiede il test? Si devono raggruppare tra loro le classi adiacenti per le quali le occorrenze sono minori o uguali a 5. Quindi che significa? Che se per qualche motivo, quando vado a costruire l'istogramma, scopro che ci sono alcune classi in cui l'occorrenza è minore di 5, devo accorparle, raggrupparle insieme a quelle adiacenti, per fare in modo che ciascuna nuova classe abbia perlomeno 5 occorrenze. Ok? Questo è diciamo, limite che ha questo test, identificando così un nuovo numero di classi potenzialmente diverso da quello di prima, perché mentre quello di prima era quello che derivava semplicemente dalla costruzione dell'istogramma con la regola di Sturges, quindi in cui il numero di classi era definito attraverso quella formuletta che abbiamo visto un paio di lezioni fa, qua, diciamo, non è detto che coincidano il numero di classi finale con quello appunto predefinito da Sturges, perché devo verificare se è soddisfatto questo punto. Se non è, cioè se sono tutti maggiori di 5 le frequenze assolute, allora il numero di classi è esattamente quello di partenza da cui eravate, diciamo, avete calcolato con la formula di Sturges, altrimenti bisogna accorparlo, abbiamo detto. Poi, che cosa si fa a fare? Una volta che abbiamo fatto queste prime operazioni, si determina un indice numerico chiamato Q4 stat, che poi di fatto coincide con quel Q4 os, quello che abbiamo prima chiamato Q4 os, che aumenta all'aumentare degli scostamenti tra distribuzione osservata e distribuzione attesa. Cioè, fondamentalmente, chi mi dà chi quadro stat? Questa sommatoria qua. E da che cosa è dato questo chi quadro stat? Vedete, la sommatoria per chi va da 1 al numero di classi, quindi di fatto per tutte le classi, di che cosa? Di un termine che al numeratore altro non è che la deviazione, ovviamente elevata al quadrato, di che cosa? Di quella che è la frequenza osservata corrispondente alla classe iesima, quindi voglio dire, per esempio, l'occorrenza corrispondente alla classe iesima, perché parliamo di frequenze assolute, meno
quest'altro termine che è la frequenza attesa della classe iesima. E questa frequenza attesa qual è? È la frequenza che otterrei se effettivamente quella distribuzione, scusatemi, se quelle osservazioni seguono quella distribuzione sperimentale di frequenza. E qua entra la distribuzione con cui io mi voglio confrontare. Nel senso che se io qua mi voglio confrontare, voglio verificare se la mia distribuzione di dati è gaussiana, allora io dovrò trovare il modo di capire quale sarebbe la frequenza attesa per quella classe se la mia distribuzione fosse effettivamente gaussiana. Se invece volevo confrontarmi con la distribuzione rettangolare, questa qui era quella relativa alla distribuzione rettangolare. Se volevo confrontarmi alla distribuzione esponenziale, quella frequenza attesa si calcolava considerando la distribuzione, diciamo, esponenziale. E così via. Ok? Allora, vi trovate qua, giusto per fare, a parte questa normalizzazione sotto, che ancora per questo termine F, diciamo, atteso, però vi trovate qua che quanto più è ampio questa discrepanza tra frequenza osservata e frequenza attesa, tanto più è grande il numeratore e tanto più grande sarà ovviamente questa sommatoria. Quindi che cosa inizio a capire da un punto di vista proprio, diciamo, pratico? Che più le due distribuzioni si assomigliano e più mi aspetto che questa differenza sia sottile. Più le due distribuzioni sono diverse da loro, e più quel numeratore dovrebbe crescere, classe per classe, ovviamente, in generale. Perché questo qua vale per ogni i in generale. Ok? Quindi già capisco in generale, no, che il mio auspicio, ma indipendentemente da x di alfa, che è il valore con cui il chi di alfa, scusatemi, con cui io mi dovrò andare a confrontare dopo. Il mio auspicio in generale, se spero che la mia distribuzione di dati somigli ad un certo modello teorico, è che questo chi quadro stat sia il più piccolo possibile in generale. Perché già proprio intuitivamente mi fa capire che ci sarà molta, diciamo, somiglianza con quello che sarebbe il modello teorico. Vi trovate? Questo qualitativamente, no? A questo punto, come si procede? Quali sono i successivi passi del test? Si calcolano i cosiddetti gradi di libertà. Gradi di libertà che si ottengono in maniera molto semplice, si indicano spesso con ni, e si ottengono semplicemente considerando il numero di classi, nc classi, quello finale, meno 1. Okay. A questo punto poi si sceglie il fattore di rischio con cui uno vuole fare il test, e poi si confronta il valore che abbiamo ottenuto in questa formuletta qui, x quadro stat, chi quadro stat, scusatemi, con un valore di soglia tabellato ottenuto dalla tabella del chi quadro e che dipende fondamentalmente, come vedremo fra un po', dal numero di gradi di libertà e dal fattore di rischio che state andando ad utilizzare. A questo punto che cosa succede? Se chi quadro stat è minore di chi quadro tabellato, allora il test si può considerare superato e si può a questo punto qualitativamente ritenere che c'è accordo tra le osservazioni fatte e il modello che stavamo ipotizzando. Ok? Nel caso in cui il chi quadro stat sia minore del chi quadro tabellato. Ok? Dimmi. Quasi a cosa viene scelto il fattore di rischio? Adesso lo vediamo con qualche esempio, però in base a quanto io voglio rischiare di prendere una decisione sbagliata. È una decisione che facciamo noi arbitrale, poi capiamo anche praticamente che risvolti ha scegliere un fattore di rischio basso piuttosto che un fattore di rischio alto. Ora che mettiamo i numeri in mezzo si capisce un po' meglio, va bene? Allora, vabbè, qui sono riportate, delle osservazioni generali, in qualche modo abbiamo già anticipato più volte, quindi è semplicemente una sintesi di questi concetti che abbiamo già anticipato prima. La cosa importante è, come dicevamo appunto, che il risultato del test, ma o che esce minore o che esce maggiore, diciamo il confronto tra chi quadro osservato e chi quadro tabellato, devo tener conto del fatto che c'è un fattore di rischio.
che tiene conto poi di quanto è affidabile il superamento o non superamento del test. Ok? A questo punto facciamo un esercizio e cerchiamo di chiarirci un pochino meglio tutti questi aspetti. Ovviamente un esercizio, diciamo, guidato, cioè nel senso che lo svolgiamo principalmente con le slide, perché altrimenti ci metteremo troppo tempo magari ad implementare. Però ovviamente potreste anche ripeterlo voi per sfizio. Magari qualche passaggio proviamo a farlo, diciamo così, in tempo reale. Allora, partiamo da una situazione in cui abbiamo 60 osservazioni, quindi il mio campione osservato è costituito da 60 valori, e vogliamo capire se questo campione proviene da una popolazione che è descrivibile attraverso il modello Gaussian. Ok? E in più mi viene data anche un'altra indicazione. Supponiamo di fare inizialmente il test con un fattore di rischio del 5%, ovvero alfa uguale 0.05. Bene. Allora, supponiamo che il mio campione di 60 osservazioni sia quello che è riportato qua nelle slide. E a questo punto che cosa dobbiamo fare? Ricordiamoci un attimo i passi, no? Si raggruppano le osservazioni sperimentali in classi, si costruisce l'istogramma delle osservazioni sperimentali. Allora, che cosa significa? Come fa l'istogramma? Come lo si fa questo istogramma? Allora, vi ricordate, no, quando abbiamo spiegato gli istogrammi? La prima cosa da fare, qual è secondo voi? Vi ricordate proceduralmente come si fa per fare un istogramma? Quali sono i passaggi fondamentali? Ditemi, se qualcuno si ricorda, non abbia paura di parlare. Tanto sa qua. Controllare tutti i valori che si hanno. In che senso controllare? Nel senso verificare quali sono più simili tra di loro per raggrupparli in sottoclassi. Allora, questo è un passo che viene dopo. Però, diciamo, ricordatevi un attimo. Si ordina in maniera crescente. Si ordina in maniera crescente il campione. No? Perché questi dati potrebbero essere arrivati in maniera casuale, quindi non sono ordinati in maniera crescente. Mentre io vi ricordo che per fare l'istogramma noi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo in pratica delimitare un certo campo che è x max, che sono, diciamo così, valori minimo e massimo del campione osservato, per poi disegnare l'istogramma. Quindi sicuramente dobbiamo innanzitutto ordinarlo in senso crescente, in modo tale che qui mi trovo il valore minimo e qua mi trovo il valore massimo. Ok? Poi, e quindi immaginiamo di averlo fatto, è quello che è successo qua, che ho fatto io. Poi che cosa si fa più? Vediamo se ci ricordiamo. Si individua il numero di classi. Come si individua il numero di classi? Attraverso quella formuletta di Starks, no? Quindi numero di classi uguale 1 più 3.3 logaritmo in base 10 di n, dove n è il numero di osservazioni. Mi esce un numero che non sempre, anzi quasi mai, è un intero. Nel caso specifico esce 6.867 per i vari conti, lo si arrotonda all'intero maggiore più vicino. E quindi lo arrotondiamo a 7. Ovvero il mio istogramma dovrà inizialmente essere costituito da ovviamente ho sbagliato i disegni, non ho preso bene le misure, perché un professore di misure è un problema. Ah, 7 classi, diciamo, ipotizzando che appunto le classi siano tutte, diciamo, della stessa larghezza. Ok? Poi, che cosa succede? Devo capire quanto vale questo delta, e vabbè, è abbastanza semplice, perché x max meno x min diviso delta diviso il numero di classi mi darà la larghezza di ciascuna classe, che diciamo è delta, sebbene il mio disegno faccia pena, però è delta per tutte le classi. E poi attraverso, diciamo così, algoritmo semplice che serviva a calcolare le varie soglie, io vado a capire quanto valgono gli estremi di ciascuna classe.
Ok? In più mi inizio a calcolare i parametri sintetici della distribuzione di dati osservati attraverso ovviamente le formulette che vi ho mostrato nella scorsa lezione e in quella precedente ancora, che si applicano al caso in cui io sto applicando un approccio a posteriori e quindi ho le n osservazioni, devo calcolarmi i parametri sintetici di tendenza centrale e di dispersione a partire da una sequenza di punti. Quindi non attraverso l'integrale di una distribuzione nota, perché non è questa la situazione, ma attraverso le formulette media, diciamo, del campione e scarto tipo del campione attraverso questa formuletta qua che abbiamo già visto le volte scorse. Mi trovate? Ancora una volta facciamo finta che questi numeri, diciamo, siano corretti, che siano stati calcolati correttamente da me. E quindi abbiamo tutte queste informazioni, va bene? Di partenza. A questo punto, praticamente, attraverso questo algoritmo abbiamo detto calcoliamo le soglie, i singoli punti corrispondenti agli estremi delle varie classi, e una volta che ho determinato le soglie, che ho riportato qua, significa che sul campione ordinato posso individuare ovviamente dei settori all'interno dei quali, come diceva il collega vostro prima, raggruppiamo dei campioni che ci cadono dentro, ovvero sono interni a quegli estremi, ovvero interni a quelle classi. E allora vedete che per quanto riguarda la prima classe, che praticamente va da 3.10.687, che corrisponderebbe a questo punticino qua, a 3.10.978, che corrisponde a quest'altro punto, fondamentalmente che cosa succede? Che se vado a osservare il campione ordinato, ci capita solo il dato all'interno di questa classe. Okay? Quindi nel costruire l'istogramma, devo immaginare che qua ci sarà una sola occorrenza. Dopodiché vado a vedere cosa succede alle altre soglie, no? Quindi tra 3.10.978 e 3.11.27.07, quindi stiamo parlando tra qua e qua, quindi la seconda classe, quanti ne capitano? Capitano solo due punti e quindi costruisco quest'altra colonnina. Poi arrivo a valutare il terzo intervallo e scopro che ce ne stanno 8. E così via. E quindi mi costruisco il distogramma delle frequenze assolute, ottenendo, diciamo, vedete, più o meno quelle corrispondenze che adesso ho messo in forma tabellare, quindi non ancora sotto forma di istogramma, ma che vi inizia già a far capire che il prossimo passo sarà quello di, diciamo, raggruppare alcune delle classi, perché non è soddisfatto quella condizione che vi dicevo del fatto che tutte le classi devono avere almeno n uguale 5, cioè almeno una concorrenza pari a 5. Ok? E quindi fondamentalmente che cosa succede? Che io devo iniziare ad accorpare le prime due, ma non mi è soddisfacente, perché le prime due mi portano comunque ad avere una somma di occorrenze che è 3 e ancora non soddisfa il criterio 5, e quindi fondamentalmente io sono costretto a creare un istogramma, come dire, modificato, in cui devo accorpare le prime tre classi per soddisfare quel criterio. E poi tutte le altre classi stanno a posto, perché sono tutte maggiori di 5. Quindi fondamentalmente faccio questo accorpamento e quello che verrà fuori dopo è un istogramma a 5 classi con, diciamo, queste frequenze osservate e questi nuovi, diciamo, estremi, perché ovviamente questi nuovi estremi, cioè quindi l'estremo corrispondente alla nuova classe 1, è quello che include, diciamo così,
l'estremo inferiore della classe 1 originaria e l'estremo superiore della classe 3 originaria. Perché ovviamente è come se io avessi fatto un'unica macroclasse che va da qua fino a qua. Vi trovate? Mentre invece per le altre, diciamo, classi non è cambiata la larghezza sostanzialmente della, diciamo, della classe stessa. Ok? Vi trovate, ragazzi? Qualche problema? Vi trovate? Allora, a questo punto andiamolo finalmente a disegnare, questo istogramma. E quindi vedete la prima classe che è costituita da questo intervallo un po' più grande che dicevamo e che raggruppa tutte 11 le occorrenze che sommavano le prime tre classi originarie e poi via via le altre. Ditemi, c'è qualcosa che non vi trovate? Potrebbe andare sulla slide presente? Sì. Okay. No, non l'avevo visto bene, non lo sto vedendo. Non c'è problema, ragazzi, siamo qua per... Ma potrebbe spiegare gentilmente? Cosa, diciamo, il fatto del raggruppamento delle classi? Allora, partiamo da questa condizione qua, ok? Che era la condizione che quella che conosciamo fino adesso, no? Cioè, come abbiamo costruito l'istogramma. Ovvero, abbiamo creato tante classi di uguale ampiezza, delta, determinati da quei valori, diciamo, pari a x max e x min, diviso il numero di classi, e abbiamo costruito l'istogramma. Diciamo così, costruiamocelo a questo punto tutto, giusto per un fatto di completezza, volendo mantenere più o meno le scale, questo qua sarà 11, poi quest'altro sarà 19 di occorrenza, quest'altro 13 e quest'altro 6, più o meno siamo qua. Va bene? Ora, cosa dice il test del T4? Che per poter procedere al test, la prima cosa da fare è sistemare il problema del fatto che le frequenze assolute per ciascuna classe non devono essere inferiori a 5. Ora, ci sono queste due classi che sicuramente non soddisfano questo criterio. Allora, la prima cosa che si fa è prova ad accorpare queste due, facendola diventare un'unica classe. Ovviamente più ampia, perché deve includere un intervallo più grande. Facendo quest'unica classe, che cosa succede? Che il numero complessivo di occorrenze su questo intervallo è 3, 2 più 1, che ovviamente ancora non soddisfa il criterio. Allora, sono costretto ad allargare ancora, diciamo così, la mia vista, e quindi andare ad accorpare questa classe precedente che avevo nuova creata da 3 con questa classe immediatamente adiacente, in modo tale da sommare queste occorrenze con il 3 e ottenere 11 nel caso specifico, in modo tale da garantire quel problema del 5. Okay? Quindi abbiamo creato questo accorpamento e fondamentalmente, quindi, che significa? Che abbiamo trasformato questo istogramma, da che era un istogramma che erano 7 classi, diventa... Il 5 è una convenzione. No, no, è proprio un requisito del test del Q1. Cioè, se è di sotto i 5 non si può fare. Quindi è proprio una condizione, non è pesfizio, diciamo, è una condizione del test del Q1. Se le classi sono... hanno occorrenza minore di 5, non puoi procedere a fare il test del T4. Quindi è un obbligo che noi abbiamo, non è un fatto opzionale. Ok? Quindi a quel punto che cosa succede? Che questo istogramma di partenza è stato trasformato in un nuovo istogramma in cui invece di avere 7 classi ce ne ho 5, di cui la prima ha una larghezza che è 3 volte alta in pratica, perché, diciamo, ha accorpato le classi. Le altre classi non avevano bisogno di essere accorpate l'una all'altra con quelle adiacenti, perché tutte quante riuscivano a soddisfare il criterio del 5. Ok? Adesso è più chiaro? Ora, va da sé, dicevo, che nella costruzione di questo nuovo istogramma, per quanto riguarda la prima classe che va ad accorpare le prime tre, quali saranno gli estremi? E ovviamente... il valore minimo della prima classe e il valore massimo della terza classe originaria. E quindi se vi andate a vedere i valori che stanno qua, esattamente sono questo coincide con questo qui e questo qua coincide con questo qui.
Ok? Adesso vediamo. Se la classe immediatamente successiva, per esempio nel 2002, sarà già maggiore... è già maggiore per 75 adesso. No, quello che poteva pure accadere era una cosa del tipo, non so, immaginate che qua invece di 8 c'era ancora 2. Cioè tipo... stavamo ancora, cioè giusto giusto facevamo 2 più 2 più 1, 5 e stavamo giusto al limite, o addirittura poteva essere pure 0. Beh, un altro, potrebbe pure darsi che all'interno di un certo intervallo, perché come sono suddivise le classi, non ci sono campioni, non sono capitati campioni. Ok, quindi diciamo così, dalla distribuzione della disparità uscire cose strane quando vogliamo. Quello che dobbiamo fare in modo, secondo il test del C4, è che comunque poi, alla fine, ci sia un istogramma su cui andiamo a lavorare, su cui andiamo a implementare il test, su cui andiamo a implementare i conti, che garantisca che per ciascuna nuova classe ci siano almeno 5 occorrenze. Va da sé che se a un certo punto abbiamo fatto 10 misure, il test del C4 non si può fare. Stiamo parlando comunque di una situazione in cui abbiamo fatto almeno 60, per dire, diciamo, osservazioni. Quindi è ovvio che diciamo, più n cresce e più va tutto meglio dal punto di vista dei test statistici, eccetera, eccetera, e dal punto di vista della implementabilità dei test statistici. Se sono troppo pochi, non si può fare, diciamo, non lo mettiamo in gioco il test del C4. Ok? Sì. Alla sveglia di prima, la classe 7 aveva osservata 9, è cambiato qualcosa del punto di più oppure di... dove? Scusa. Ah no, forse no, era un errore qua. Sono 6, era un errore qua, grazie per avermelo segnato. Un'ultima cosa, le soglie. La prima corrisponde. Forse sono per questioni di approssimazione. Allora, 3.10.687. Può darsi che diciamo per questione di approssimazione, però diciamo a meno di qualche codicino pure mi sono sbagliato, però vedete il procedimento, diciamo, però effettivamente qua sicuramente c'è un errore, qua c'è un errore perché sarà un errore, però perché alla fine bisognerebbe contarle e vedere appunto quante sono ogni volta che uno ha suddiviso le varie soglie, anche perché poi scusami, in realtà non è che qua no, ho detto io una fesseria adesso, scusatemi. Questa soglia qua mi trovo che deve coincidere con questo numero, ma queste qua sono le soglie, non sono i campioni. Cioè, nella sequenza di campioni i numeri possono essere qualsiasi, e tu devi fare in modo da capire se stanno dentro una soglia piuttosto che in un'altra, quindi dentro una classe se hanno superato una soglia piuttosto che un'altra. Le soglie devono rientrare all'interno di una classe, non devono per forza. Cioè, i punti, i campioni devono rientrare all'interno di una classe delimitata da due soglie, un valore minimo e un valore massimo. Allora, già che ci troviamo, verifichiamo se non ho fatto altri errori qua. Allora, questa prima soglia è 3.10.687, ovviamente coincide con l'estremo inferiore dei campioni, e quindi deve coincidere anche con uno dei campioni, e ci troviamo. Poi che cosa succede? La seconda soglia, calcolata secondo quella formuletta che abbiamo detto prima, la formula della soglia sta qui, è 3010978, quindi significa che sta un po' prima di questo numeretto qua, sicuramente, no? E quindi che cosa succede? Che la seconda classe, quindi questo qui, comincia da 3.10.978 a 3.11.2707, va? Ok? Sono le soglie. Ma a questo punto che cosa succede? Quanti campioni soddisfano queste soglie? Cioè, quanti campioni rientrano in questa classe? Ovviamente questo qua e questo qua. Perché questo qua è 11.163 e quindi... e questo qua è 11.2707. E quindi ce ne capitano giusto due. Poi questo qua che è 11.28 ovviamente va nella classe successiva, va nella classe delimitata da questa soglia, cioè 3.11.27.07 e 3.11.56.26, e così. Cioè quelle sono le soglie, sono i numeretti che voi dovete mettere qua dentro.
che, ripeto, non possono, non devono in generale, non coincidono con i campioni che avete. Poi dovete dire i campioni, sì, può esserci un'uguaglianza in qualche momento, però è un fatto casuale. Ok? Qua senz'altro c'è un errore, perché qua dovevano essere 6, cioè se non ho fatto errori sulle soglie, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, questo numero qua deve essere 6. Ditemi. Indice, dovrebbe partire da 0. Allora, se parte da 0, allora x min più... Sì, parte da 0. Perché la prima è x min, la prima, a meno che, scusatemi, contigoni, no, non stiamo indicando con questo qua. X min, diciamo così, è come se fosse già questa, è già la prima soglia. Questa prima soglia, è quella che è indicata là, contigoni, che può essere indicata come t con 1, è x min più 1 per delta. Okay? Quindi è semplicemente perché x min non viene vista come proprio una soglia, è semplicemente l'inizio della distribuzione. E lo stesso discorso vale per x max. Sì, infatti x max meno 1. Sì, e infatti qua poi x max, vedete, coincide con l'estremo dell'ultima soglia, diciamo, con l'ultimo, diciamo, con la soglia dell'ultima classe coincide, cioè con l'estremo dell'ultima classe coincide con l'ultimo campione. Ok. Dimmi. Una domanda riguardo l'istogramma. Nel caso in cui ci fosse stato, ad esempio, 6 prima dell'1, quando andavamo a raggruppare, facciamo 1, 2, 6 oppure 1, 2, 8 sempre? Cioè si prende sempre il successivo. Per esempio, se tu dicevi ci stava, scusami, fammi capire, una configurazione del tipo... Dimmi. La stessa, però... con un altro gruppo, con un'altra classe prima dell'1 che vale ad esempio 6. Tipo una situazione del genere? Sì, comunque con l'8 successivo. Sì. Cosa in avresti fatto? Caso, avresti raggruppato queste tre. Quindi con il 6. Sì, 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 quelle adiacenti, quelle più vicine. Okay. Diciamo, non è che raggruppavo questo con questo e questo con questo. Solitamente si cerca di poi fare un raggruppamento più uniforme possibile, però diciamo non c'è una regola, si parla di classi adiacenti. Non c'è una... soltanto se si deve fare 1, 2, 8, quindi a forza la successiva alle 2, certo. Oppure 1, 2, 6, quindi anche la precedente. Sì, 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 sì. Sono equivalenti, cioè nel senso che tu generalmente o accorpi questo, potresti pure accorpare questo con questo, però generalmente non si fa. Si tende comunque a saturare da sinistra, poi diciamo, non cambia tantissimo da un punto di vista del test. L'unica cosa che loro vi chiede del test, devono essere accorpate classi adiacenti, o da sinistra o da destra, non c'è una regola precisa, è fondamentale. E prego. Sì, ma tanto poi il punto sul primo in realtà diventa relativo, perché poi questo diventa una macroclasse, cioè perde il concetto di primo che stava più a sinistra, cioè in ogni caso diventa un rettangolo pubblico con quel valore di correzza sul intervallo più ampio, quindi diciamo così perde un po' di significato il fatto di dire metto a sinistra, cioè a posto sul primo, in realtà non stai accorpando il pensiero. Non so se poi anche messo la media con i massimi di 25, la stessa cosa, cioè la regola di tutte le classi, anche se accendono le ore, si portano verso destra, magari da destra verso sinistra, per tutto, diciamo, perché sennò stai iniziando a perturbare tantissimo la distribuzione. Cioè, l'idea è sempre quella di evitare di cambiare troppo la forma della distribuzione, perché per esempio la formula di Starch nasce proprio per cercare di fare in modo che la distribuzione non venga troppo modificata, diciamo, rispetto a, per non dare troppa arbitrarietà, diciamo così, a chi la disegna, sceglie, diciamo, il numero di classi, poi di modificarlo, perché ovvio, se io faccio praticamente delle larghezze delle classi molto strette, praticamente riesce una specie di rettangolare.
cioè più fate strette strette le, diciamo, le classi, più riuscirà che ci saranno meno campioni là dentro a quelle classi e tenderanno un po' più a uniformarsi, un'università magari, e più quella distribuzione potrebbe assomigliare al rettangolare. Invece Stalgis prova a fare in modo da, con quella formula, di non modificare troppo la distribuzione. Ovviamente una situazione che dici tu, potrebbe succedere se il numero di osservazioni è basso, perché se il numero di osservazioni, diciamo, è alto, quindi superiore a 60, 100, 200, 1000, come potrebbe capitare in alcuni esperimenti, il fatto che esce qualche classe con occorrenza inferiore a 5 è malissimo, anzi può manifestare già qualche situazione strana. Però, diciamo così, quindi, che capita nella pratica di accorpare una classe con un'altra, per capire. La situazione al limite che stai dicendo di nuovo, perché poi magari ci possono stare, se ho capito bene, dei punti pure verso la fine, verso... è perché magari ci sono pochi campioni, però per cui il testo non lo faccio, cioè proprio poco applicato, non procedo proprio, sì, ho preso proprio le poche osservazioni. Ok? Allora, su questo ci siamo? E quindi siamo arrivati a costruirci questo nuovo istogramma. Quante classi ha? 5, e sono frequenze tutto ovviamente assurde. Okay. A questo punto, che cosa dobbiamo andare a fare come passo successivo? Dobbiamo andare a calcolare quel famoso chi quadro osservato o chi quadro stato. Come lo si fa? Attraverso l'applicazione di questa formuletta, dove n classi è il numero di classi nuovo, ovviamente. Bene. Quindi 5 nel caso specifico. Per quanto riguarda le F osservate, banalissimo, perché non sono altro che quelle che abbiamo mai venuto studiando, quindi le nuove occorrenze. Dove invece, diciamo, per quanto riguarda anche il numero di gradi di libertà, che poi ci si è dato il test, è banale, perché il numero di classi nuovo meno 1, quindi 4, dove abbiamo un po' più di lavoro da fare è sul calcolo delle frequenze attese. Perché sono, vi ricordo, quelle frequenze, diciamo, che sono appunto attese se utilizzo, se ipotizzo un certo modello. Quindi una volta che ho definito quel modello, per esempio gaussiano, con media e deviazione standard calcolato da questo campione, poi devo andarmi a calcolare queste frequenze attese, che sono delle frequenze attese assolute, ok? E lo devo fare per ciascuna delle classi. Quindi che significa? Che fondamentalmente devo in pratica andarmi a calcolare l'integrale della gaussiana con medie e deviazione standard, diciamo, del campione, delle n osservazioni che ho ottenuto, applicando, quindi calcolando questo integrale tra i vari limiti corrispondenti alle varie classi. Ok? Perché io devo fare un confronto di fatto classe per classe, i peli, tra la frequenza osservata e quella attesa che avrei se quel modello fosse gaussiano, quando vado a calcolare l'integrale all'interno di quella classe. E quindi all'interno degli estremi, diciamo, specifici corrispondenti a quella classe che secondo me è analizzata. Lo devo fare per tutte le classi. E poi calcolo il numeretto e poi vado a confrontarlo con la tabella. Ok? Ora, però, qual è il primo, diciamo, problema? Che fondamentalmente, quando io devo andare a calcolare questo numeratore, ci devo mettere le frequenze assolute, non solo per, diciamo, quelle osservate, che sono quelle che abbiamo disegnato sull'istogramma, ma anche per quelle attese. Mentre invece sappiamo che fondamentalmente quando andiamo a fare l'integrale su un certo intervallo della gaussiana, di fatto stiamo ottenendo l'equivalente della frequenza relativa su quell'intervallo. E allora come si fa a fare il passaggio da frequenza relativa a frequenza assoluta? Semplicemente moltiplicando per n. Quindi, una volta che noi avremo calcolato gli integrali della gaussiana per ciascuna classe, per ciascun intervallo, poi dobbiamo, diciamo, semplicemente moltiplicare quel numeretto per 60 per ottenere la frequenza assoluta corrispondente che avreste in quella classe.
se effettivamente il modello fosse costante. Chiaro? E adesso facciamo i passaggi matematici così cerchiamo di convincerci di questo. Quindi il prossimo step è quello di determinare, diciamo, innanzitutto la frequenza attesa relativa e poi attraverso la moltiplicazione per n la frequenza attesa assoluta per ogni classe. Ah, qua ci sono ripresi ancora i numeretti che abbiamo già calcolato prima, perché ripeto, poi di fatto noi andiamo a confrontarci con una gaussiana, ma che ha medie di direzione standard deriva dalla popolazione che ci avevo detto. Ok? Quindi da quelle 60 osservazioni. Ovviamente, come faccio ad andare a calcolare queste aree azzurre? Quindi che significa queste, diciamo, qua evidenziata questa area azzurra sarebbe l'area sottesa dalla gaussiana equivalente all'interno di questo range. Applicando quello che abbiamo visto ieri. Cioè, devo calcolare l'integrale di una gaussiana. Cosa facciamo? Passiamo prima per la gaussiana standardizzata. Facciamo la trasformazione z uguale x meno mu diviso sigma, dove tanto mu e sigma riconosciamo, sono quelli della, diciamo, delle osservazioni sperimentali. E una volta che ho fatto questo passaggio, poi devo andare a capire quali sono gli estremi delle singole classi, z1, z2, quindi li chiamavamo magari ieri z1 e z2, e poi vado nella tabella e ottengo, diciamo, il valore dell'integrale. Sfrutto un po' di giochetti tra le aree 1 meno piuttosto che la 0 a z, come la tabella che mi piace utilizzare, di quella che ho a disposizione, e ottengo praticamente a quel punto le aree classe per classe. Ottenere le aree classe per classe significa aver ottenuto le frequenze relative classe per classe. Le moltiplico per n, ognuna di quelle ho ottenuto le frequenze assolute, da mettere nella componente del T4. Ci siamo? Avete qualche cosa da chiedermi? Devo ripetere? E allora, a questo punto, partiamo ovviamente dalla prima classe e fondamentalmente la prima classe dove cominciava? Se vi ricordate, se prendiamo, in realtà qua è riportato, questo puntino qua, questo estremo inferiore, era 3.10.687, giusto? Verifichiamolo giusto un attimo per... Eccola qua. No, c'è scritto anche qua. Era l'estremo inferiore relativo alla prima classe. Ok? Quanto vale questo numeretto? In realtà non questo, ma quello del nuovo programma. Facciamolo un po' meglio così. Vediamo di... Allora, questo abbiamo detto vale 3.10.687 e quest'altro estremo abbiamo detto vale 3.11.5626, giusto? Facciamo un attimo giusto zoomando sulla prima intervallo, perché quello è un po' più particolare su cui ragionare. Allora, fondamentalmente, io che cosa devo fare? Devo cercare di calcolare la frequenza attesa che capita se il mio modello è gaussiano, praticamente all'interno, innanzitutto, di questo intervallo. No, perché abbiamo detto che dobbiamo fare classe per classe. Ma se io ricordo che il modello gaussiano, la mia gaussiana, non è che finisce qua, sei per l'infinito, no, l'asse x non è assoluto, significa fondamentalmente che quando io dico devo andare a calcolare l'area sottesa dalla gaussiana praticamente in questo intervallo, in realtà devo ritenere che questo primo punto non lo devo considerare,
ma devo considerare tutta l'area che va da meno infinito fino al primo estremo, cioè alla, alla prima soglia dopo x min. Ok? Poi per tutte le altre classi vale invece un ragionamento molto più banale, perché per, poiché diciamo devo andare a vedere, non so, quanto vale l'area classe per classe, io andrò a calcolare appunto quest'area qua, poi quest'area qua, questa prima gaussiana e così via. Ma per l'estremo inferiore e per l'estremo superiore, che diciamo così, soffrono da virgolette dello stesso problema, mi devo ricordare che praticamente questo numeretto qua non mi interessa, perché in realtà questo dove stiamo andando in infinito, veramente più modello di gaussiana. Così come l'ultima soglia che è 31 punto, allora facciamolo così, 31.1273, di fatto io non farò l'integrale tra qui e qui, ma farò l'integrale tra qui e infinito. Ok? Per lo stesso discorso. E quindi a questo punto che cosa facciamo? Ci calcoliamo classe per classe i vari z corrispondenti, no? A dove mi serve. In particolare, vedete, il primo z che io vado a calcolare è quello che io ho qua nella tabellina indicato con z1 e che corrisponde a questa soglia 3.115626. Ok? Quindi, facendo i conti con i valori di mu e sigma che abbiamo nella trasformazione in z, si ottiene meno 0.9563. Ok? La stessa cosa poi mi vado a fare per le classi successive, quindi semplicemente mi vado a calcolare i vari z che corrispondono ai vari estremi, ovviamente qua partirà ancora da 0.95 e poi arriverà a 0.26 perché la soglia è cambiata, e così via. E quindi lo faccio per tutte le classi. Okay. Mi sono creato tutti i z e come vedete, come vi anticipavo prima, per l'ultima classe ovviamente mi calcolerò solo il valore di z corrispondente alla x 3.124381, cioè a questa soglia qui, perché come abbiamo detto prima, questo qua non mi serve calcolato in quanto l'integrale lo farò fino all'infinito. Ok? Allora, cosa faccio? Ovviamente sfrutto quelle che sono le mie fantasie sul discorso dell'uso delle tabelle, eccetera, perché devo andare, per esempio, considerando la classe 1, diciamo così, questo primo integrale che devo fermarmi fino a z uguale meno 0.95, ovviamente ormai abbiamo imparato a capire. Ovviamente l'integrale da meno infinito a meno z è uguale all'integrale da z a più infinito. Per cui, se grazie alla simmetria della gaussiana, e quindi se utilizzo per esempio la tabella che abbiamo visto ieri, una delle due tabelle, cioè quella che mi dava l'integrale da z all'infinito, praticamente basta entrare in quella tabella con z uguale a 0.95. Trovate? Se no, posso, e quindi diciamo è quello che potrei fare qui, e quindi entro in 0.9.5, estraggo il numeretto 0.17.10.56, è quello per me la prima frequenza attesa relativa. Ok? La moltiplico per 60 e ottengo la frequenza attesa assoluta, 60 per termine, il numero di osservazioni 60. Ovviamente itero questo ragionamento su tutte le classi, al solito facendo attenzione al discorso delle aree, quindi a capire se mi trovo a sinistra o a destra dell'ambu, eccetera, eccetera, e tenendo appunto in considerazione tutti i ragionamenti un po' che abbiamo fatto ieri, cioè che poi le aree le posso ottenere in vari modi, e quindi o con lui e poi, diciamo in quel momento, lo faccio. Non so, per esempio, se a voi serve ancora un'area che è tutta alla sinistra del valore medio della gaussiana, sapete bene che per esempio un possibile approccio è quello di prendere tutta l'area che andrebbe da questo estremo fino all'infinito meno l'area che viene, diciamo così, da questo secondo estremo sempre all'infinito. Ovviamente per la simmetria della gaussiana questo discorso vale anche per il più e per il fatto che la tabella è solo per il più, solo per i valori positivi di zero.
Oppure, invece, nel caso in cui io mi trovo con una classe che è a cavallo tra il valore medio, quindi c'è un z a sinistra e un z a destra, anche qui una possibile, diciamo, soluzione, se ho a disposizione solo la tabella, quella da z all'infinito, è quello di fare 1 meno, diciamo così, la parte di aria che va da z1 verso l'infinito, meno la parte di aria che va da z2 meno l'infinito, ottengo questa regola. Oppure, se c'è una tabella che mi va da 0 a z, farò la somma di queste due aree, quella che va da 0 a z1 più quello che va da 0 a z2. Non faccio una. Ok? A questo punto, supponendo di aver fatto bene i conti, otterrò queste frequenze attese relative, classe per classe, con le frequenze attese assolute, che sono state ottenute moltiplicando semplicemente per 60, e sicuramente un primo check per capire se non ci sono stati errori nei conti è quello di andare a fare un attimo alcune somme. In particolare, se la somma delle frequenze attese, diciamo, è pari a 60, siamo sulla strada giusta. Così come se la somma delle frequenze attese relative è prossima a 1, siamo sulla strada giusta per le proprietà che abbiamo detto del concetto di frequenza assoluta e di frequenza relativa. Mi trovate? Ovviamente potrebbe, a causa di qualche approssimazione, non uscire proprio uno, come caso specifico, però ci siamo vicini. Perché ovviamente un po' uno tronca i numeri che stanno dentro la tabella, un po' li tronca, un po' nei conti che fate si propagano gli errori, diciamo, e quindi a meno di un, diciamo, di qualche decimale, di terza, quarta cifra, avete che non è proprio magari un valore. Va bene? Detto questo, vabbè, c'ho praticamente tutto per calcolarmi il chi quadro statistico e mi viene fuori che è 1.289. Quindi anche qua finale di un attimo, poi magari a casa ve lo vedete per l'esercizio, esce 1.289. Quindi siamo quasi alla fine, ragazzi, dell'algoritmo per determinare il test del chi quadro, perché abbiamo praticamente calcolato tutto. E noi dobbiamo calcolare innanzitutto questo chi quadro statistico, che poi abbiamo detto che va fatto, ma va fatto semplicemente solo il confronto con il chi quadro tabellato all'interno di un'apposita tabella, che è quella della distribuzione del chi quadrato, all'interno della quale si entra con due parametri, con due indici, il fattore di rischio e il numero di gradi di libertà. Entrambi dati che, diciamo, in qualche modo abbiamo già, anche questi, uno dato ottenuto per costruzione dell'istogramma, abbiamo visto che il numero di gradi di libertà è 5, perché il numero di classi è, scusate, 4, perché il numero di classi dell'istogramma modificato era 5. Il fattore di rischio era un dato di ingresso con cui abbiamo detto inizialmente facciamo il test, 5%, e quindi andiamo in questa famosa tabella del chi quadro. Allora, come si legge questa tabella? Vedete, sulle righe ci abbiamo il numero di gradi di libertà. Nel caso specifico noi ci dovremmo fermare alla quarta riga perché siamo a 4 gradi di libertà, e poi su invece diciamo la prima riga, e quindi sulle per colonna, trovate i vari valori tabellati del chi quadro statistico al variare del fattore di rischio alfa. Ok? Non ci sono tutti i fattori di rischio, ci sono quelli più popolari, quelli più tipicamente utilizzati. E se facciamo il test con fattore di rischio del 5%, dobbiamo andarci a cercare la colonna corrispondente ad alfa 0,05. Che valore viene fuori da questa tabella? Viene che il chi quadro tabellato è 9.49. Ok? A questo punto, che devo andare a fare? Semplicemente il confronto tra chi quadro statistico, che era quello osservato, è uguale a 1.289, con questo valore qui. È minore? Sì. Allora, il test lo posso considerare superato, nel senso che non si rifiuta l'ipotesi H0, ovvero di similarità tra la distribuzione di dati osservati e la gaussiana, visto che ci siamo confrontati con il modello gaussiano. E
Ora, capiamo un po' meglio questo concetto del fattore di rischio. Per capirlo un po' meglio, andiamo a vedere la tabella. E in particolare, vediamo cosa succede se mi sposto verso sinistra. Quindi a parità di numero di gradi di libertà, 4, ci spostiamo col fattore di rischio verso sinistra, che significa un fattore di rischio crescente, perché a sinistra c'è 10%, poi c'è subito 90%, 95% e così via. Quindi se andiamo verso sinistra, con le colonne, stiamo aumentando il fattore di rischio. Allora, vedete cosa succede? Che il numeretto immediatamente a fianco a quello di prima, quindi a quel 9.49, diventa 78. Quindi è un po' diminuito. Rende un po' più complesso, no? Il confronto di quello osservato con quello... Mi sposto ancora dopo? Quindi diciamo così, che se mi fermo al 10% con il fattore di rischio, io posso ritenere che il test è ancora superabile. Intanto vale ancora che il T4 statistico è minore del T4 tabellato. Però se già vado sul fattore di rischio del 90%, è 1.06. Bene, quindi non mi consentirebbe di superare il test. Allora, qual è il senso di questo fattore di rischio? Il senso è ovvio che se io riesco a superare il test con un fattore di rischio molto alto, quindi mi trovo molto a sinistra, vuol dire che questo mio T4 osservato era molto piccolo, no? Perché man mano che ci spostiamo verso sinistra, questa soglia qua diminuisce, quindi se ho superato il test, quindi questo T4 era piccolino. E quel T4 statistico piccolino, che significa? Significa che le deviazioni tra il modello, diciamo, osservato e il modello ipotizzato sono piccoline e quindi a maggior ragione mi aspetto che la mia distribuzione segua quel modello ipotizzato. Allora, che cosa significa? Significa che se io supero il test con fattore di rischio alto, sono più confidente che la distribuzione osservata segua quel modello. Perché? Perché aumentando il fattore di rischio sto di fatto rischiando di più rispetto a prima di prendere una decisione sbagliata nel rifiutare l'ipotesi di similarità, ovvero c'è più rischio, se aumento il fattore di rischio, di scartare una distribuzione, di ritenerla non gaussiana quando invece lo è. Ok? Questo è il concetto poi, come dire, fisico, pratico del fattore di rischio. Quindi io tendenzialmente cosa vorrei? Che io riesca a superare sto test con il fattore di rischio più alto possibile. Perché più è alto il fattore di rischio e più è probabile che io stia, diciamo così, rifiutando in maniera errata l'ipotesi di non similarità. Cioè l'ipotesi di similarità, scusate, l'ipotesi H0. Se a quel punto l'ho superato comunque il test, significa che la mia distribuzione è sicura che nel caso specifico che si ha. Non so se è chiaro. È il rischio di aver preso una decisione sbagliata nel rifiutare l'ipotesi. Però non significa, se io ho scelto fattore di rischio del 5%, che la mia distribuzione può ritenersi gaussiana con probabilità del 5%. No, non fate questo errore. Il fattore di rischio è associato al rischio, quindi la probabilità di prendere una decisione sbagliata nel dire che quella distribuzione non soddisfa l'ipotesi di similarità, cioè non è simile al modello, diciamo, ipotizzato. Ok? Chiaro? Più il fattore di rischio è basso, e più abbiamo visto che è labile questo confronto, è più facile. Cioè, che sto dicendo? Sto dicendo che sto facendo passare tutto, cioè tutte le distribuzioni, diciamo così, possono sembrare gaussiane, se più un fattore di rischio basso. Ma tant'è che, ragazzi, scusatemi, giusto per dare un po' la forma della nostra distribuzione, obiettivamente, una cosa piatta, poi giusto un picco, una cosa, io pure ad occhio che questa domina una gaussiana, vi rendete conto che è un po'... Ma probabilmente ho superato il test anche perché tenevo un fattore di rischio basso.
però un fattore di rischio basso praticamente sto, diciamo, facendo entrare tutto. Allora, rovescio della medaglia. Se non superavo il test nemmeno con fattore di rischio basso, significa che la mia distribuzione, state sicuri che non era proprio gaussiana. Non ci assomigliava nemmeno lontanamente. Ok? Dimmi. Quando è che un fattore di rischio si può chiamare basso o alto? Diciamo così che tipicamente in statistica fattore di rischio basso è 5%, 10%. Poi la maggior parte delle tabelle, come vedi pure questa qua che vi ho mostrato io, poi switchano subito a fattore di rischio più alto, che significa dal 90% in poi. Quindi, diciamo così, il limbo intermedio solitamente non si considera, cioè tra 90 e 10% sono due estremi abbastanza distanti, e quindi si parla di fattori di rischio elevato nel momento in cui scelgo maggiore o uguale di 90%. Fattore di rischio basso quando è minore o uguale del 10%. Cioè questi, ma questo vale più o meno per tutte le tipologie di test. Cioè per, anche se, ripeto, non abbiamo poi visto il test della media, eccetera, se poi vedete là ci sono anche delle tabelle dove tutto sommato gli alfa sono questi qua. Quindi, ancora una volta, per spiegare, diciamo, puntualizzare questo discorso del fattore di rischio, se io riesco a superare il test con un fattore di rischio alto, sono tanto più sicuro che quella distribuzione realmente segue quel modello osservato, il modello ipotizzato. Se invece io ho utilizzato un fattore di rischio basso per il test, è molto più probabile che è facile superare il test, però questo non significa che la mia distribuzione è più probabilmente, diciamo, una gaussiana, in caso specifico di gaussiana. Ok? Anzi, se invece non lo supero nemmeno con fattore di rischio basso, significa che con la mia distribuzione sì, non è una gaussiana. Perché? Perché rischiavo in maniera molto modesta, 5%, 10%, di aver scartato una distribuzione che invece era gaussiana. E quindi, diciamo così, c'è una bassa probabilità di aver commesso l'errore di digitare tipo di tempo. Esattamente, se hai ragione al contrario, lo sto facendo, sto focalizzando l'attenzione su H0, perché poi solitamente diciamo si ragiona su H0, però il ragionamento si può fare anche in maniera duale su H1. Però per non confondere troppo le idee, preferisco focalizzarmi su una, perché già questo, ripeto, non è un concetto banalissimo, perché spesso uno quando legge fattori di rischio non associa quel numeretto, poiché è una percentuale, alla probabilità di rischio di scartare l'ipotesi, di rifiutare l'ipotesi, di aver preso una decisione sbagliata nel rifiutare l'ipotesi H0. Perdonatemi il gioco di parole, ma è un concetto che, diciamo, non è banalissimo, mi rendo conto, ma è per questo che poi a un certo punto si focalizza, non so, su H0 e poi capisce, dopo che diventa più esperto di certe cose, può fare i ragionamenti anche su H0. Però, chiaro, diciamo così, il concetto? Sì. Sì, allora parto proprio anche dai numeretti, magari per chiarirlo in maniera più semplice possibile e più lineare. Allora, quando abbiamo fatto il test del T4, abbiamo calcolato il T4 statistico, che è quello osservato, ovvero quello che viene fuori dalla formuletta, e lo dobbiamo andare a confrontare con quello tabellato. A quello tabellato come si arriva? Con due parametri, fattore di rischio e il numero di gradi di libertà. Numero di gradi di libertà è un fatto che deriva dalla costruzione che abbiamo fatto dell'istogramma, delle classi, quindi là non ci possiamo fare niente. Il fattore di rischio, tutto sommato, abbiamo noi margine su come voler condurre il test. Supponiamo inizialmente di voler scegliere un fattore di rischio basso, in caso specifico 5%. Che cosa abbiamo verificato? Che entrando in tabella, questo numeretto che viene fuori da T4 tabellato è 9.49. che è abbondantemente più basso di 1.289, che era il valore che avevamo noi calcolato. Quindi significa che il test nostro risulta superato con un fattore di rischio di aver preso una decisione sbagliata se avessimo rifiutato l'ipotesi H0 del 5%, ma non l'abbiamo rifiutato l'ipotesi. Questa cosa, la probabilità di aver preso una decisione sbagliata, la probabilità di errore, nel momento in cui rifiuti l'ipotesi H0 nel caso in cui l'avessi rifiutata. Ma noi l'abbiamo accettata l'ipotesi H0.
Ok. Viceversa, se a un certo punto aumentiamo il fattore di rischio, ovvero su questa tabella ci spostiamo verso sinistra e magari andiamo verso fattori di rischio importanti, 90-95%, ci rendiamo conto che il quadro tabellato, altro che 9.49, diventa qualcosa anche in alcuni casi minori di 1. E quindi diventa sicuramente più complicato, solo per la distribuzione che abbiamo adesso fatto come esempio, ma anche in generale, cioè avere un key quadro statistico molto piccolo, più piccolo di un key quadro tabellato con un fattore di rischio elevato, è obiettivamente difficile, perché significa che quel numeratore di quella formuletta che mi permette di calcolare il key quadro statistico è, diciamo, veramente piccolo. E la devo sommare quadraticamente, eccetera, eccetera. E quindi che significa che somiglia moltissimo al modello, diciamo, di distribuzione osservata. Allora, che cosa significa questo? Significa che se io riesco a superare anche, diciamo, il test con fattore di rischio elevato, ovvero questo quadro statistico è minore anche, per esempio, di 1.06, nel caso in cui utilizzo il fattore di rischio 90%, significa che, diciamo, io sono abbastanza sereno nel dire che quella distribuzione è realmente quella del modello ipotizzato, quindi nel caso specifico che segue la prossima. Okay? Nel caso in cui magari non lo supero, come il caso mio, perché 1.289 è a quel punto maggiore di 1.09, che cosa devo dire io? Qual è il risultato del test? Test non superato, ovvero rifiuto l'ipotesi H0, cioè rifiuto l'ipotesi di similarità. E a questo punto però mi devo assumere un rischio. Con che rischio sto facendo questo? Il 90%. Quindi c'è una buona probabilità che in realtà la mia distribuzione era veramente prossima. Ma semplicemente sono stato io molto severo nell'utilizzare un fattore di rischio elevato che, abbiamo detto, corrisponde a dire che aumento la probabilità di aver preso una decisione sbagliata nel rifiutare l'ipotesi di similarità, ovvero H0. Bene. Dovevo No, il chi tabellato non dipende dalla distribuzione con cui tu ti vuoi confrontare. Quello che dipende senz'altro dalla distribuzione con cui ti vuoi confrontare è la frequenza attesa che tu hai calcolato, perché noi le frequenze attese che abbiamo calcolato classe per classe, ovviamente abbiamo usato la distribuzione standardizzata, normalizzata. Bravo, esattamente, una serie di distribuzioni. Un'altra cosa, nel caso di H1, nel caso fosse non cercare la ipotesi H1, prendo chiudere il modello matematico e un altro. Sì. Infatti, diciamo, spesso che cosa succede? Quando tu c'hai un'osservazione di dati sperimentali e vedi che, per esempio, anche con fattori di rischio bassi di scartare, quindi non accettare la similarità, non superi il test del chi quadro, per esempio con la distribuzione gaussiana, dice, allora facciamo, vediamo un attimo se questa distribuzione era, non so, un'esponenziale. Riparti con lo stesso fattore di rischio, quindi basso, e vedi se superi il test. Se non lo superi, allora dice, non è questa la distribuzione, devo ancora andare a cercare. Quindi, diciamo così, ovviamente il rovescio della medaglia di scegliere un fattore di rischio alto, cioè è difficile che uno parte su un fattore di rischio alto, perché c'è facilità nello scartare l'ipotesi di similarità, perché aumenta il rischio. E quindi si parte da fattore di rischio basso. Se però pure con fattore di rischio basso il test non è superato, significa che quella distribuzione proprio non ne voleva sapere di assomigliare a quel modello. E quindi a quel punto significa che vado a scegliere magari un altro modello, un esponenziale, piuttosto che appunto un altro dubbio, quello che è, diciamo, come. Sui valori di frequenza attesa, perché praticamente i valori di frequenza attesa, che cosa abbiamo detto che sono? Sono di fatto le aree che noi calcoliamo sotto la curva di distribuzione ipotizzata. E quindi, se quella è una distribuzione, diciamo, gaussiana, noi abbiamo utilizzato le tabelle standardizzate della gaussiana per determinare quelle aree, e poi moltiplicate per n ci danno la frequenza attesa di un modello che immagino dopo del, cioè io magari ipotizzo inizio a scrivere
Sì. Dopo, guardando i dati, dico che sta causando. Allora, quando tu dici faccio l'ipotesi che possa essere una causiana, quando tu dici vedo visivamente che cosa è? Sì, sì, visivamente. Sì. Ma tu lo puoi fare, tanto poi diciamo così, da un punto di vista visivo uno può avere un'idea, però poi è sempre il test statistico che ti dà, diciamo, maggiore, diciamo esattamente. Però, qual è il procedimento che tu fai? In generale puoi avere due approcci, no, uno del tipo... Voglio capire quale distribuzione segue questo, diciamo, questa osservazione sperimentale. E tipicamente quelle su cui tu vai all'inizio è quella gaussiana, perché diciamo così, molti processi si riescono a modellare in maniera gaussiana, e quindi fondamentalmente tu ti aspetti, se con quel numero di osservazioni hai raggiunto di fatto la gaussianità. E quindi il primo cerchio che uno fa è fammi confrontare con la gaussiana. Poi, se, come vi dicevo prima, per qualche motivo con la gaussiana non esce, diciamo, vedo che sto abbastanza lontano dalla gaussiana, perché anche con un fattore di rischio basso, qua mi esce un numero grande, quindi quando vado a confrontare con questo, non ne potete sapere, allora cambio modello. Cambio modello significa, diciamo, andare a cambiare di fatto questa F attesa, considerando ovviamente non più la distribuzione gaussiana, ma delle tabelle o diciamo degli integrali di altre distribuzioni, e a quel punto ovviamente potrebbe capitare, a mia speranza, è che questo scostamento si riduca perché ho cambiato di fatto la F attesa, perché ho scelto un modello che magari più si avvicina a quello che doveva essere il modello osservato, e quindi e poi superi il test con quest'altra distribuzione. Però voglio dire, l'ipotesi sul tipo di distribuzione inizia a entrare solo qua dentro, cioè proprio teoricamente tu il fatto di quale distribuzione scegliere la potresti tenere quindi blindata fino a prima di calcolare questo, cioè se vedi non c'entra in nessun modo il fatto che noi inizialmente abbiamo detto facciamo il confronto con la gaussiana, è qua che inizia a buttarcelo dentro, perché è qua che inizia, diciamo, a calcolare le frequenze attese, e quindi abbiamo iniziato a sfruttare la M, la media e la sigma, diciamo, di dati sperimentali come se fosse una gaussiana, perché poi abbiamo utilizzato la trasformazione z uguale x non su sigma. Quindi, diciamo, è un fatto che puoi decidere a monte, perché dici no, io non voglio sapere niente, voglio confrontarmi con la gaussiana, oppure una cosa che potresti pure decidere dopo, ma tanto in ogni caso tu inizierai a sfruttare le tue informazioni sul modello ipotizzato quando vai a calcolare le frequenze. E basta, diciamo, non ci stanno altri momenti del test in cui tu fai, diciamo, tieni conto del modello che stai utilizzando. Nel caso in cui abbiamo valori uguali per l'effettuato, si considera come cioè si considera rifiutata l'ipotesi dell'H0 oppure no? Allora, quando ci stanno valori uguali, a parte che è molto difficile che capita, però puoi pure considerarla accettata, non è, cioè vuol dire, non è quell'uguaglianza che, però capisci bene che se sei proprio sul limite, difficile accettarla o è difficile rifiutarla. Allora, diciamo, è un fatto che comunque significa che rispetto a quel fattore di rischio che tu stai utilizzando, quella distribuzione non è... Allora, ancora una volta, che cosa succede? Buon senso. Se quell'uguaglianza che dicevi tu la ottengo con un fattore di rischio elevato, fratello mio, cambia distribuzione. Se invece la ottengo con un fattore di rischio elevato, quindi non con un fattore di rischio basso, prima ho detto elevato o basso? Scusate, la stanchezza. Se non supero il test, cioè quell'uguaglianza la ottengo con un fattore di rischio basso, allora significa che anche con un fattore di rischio basso tu l'hai superato abbondantemente, cioè se stavi abbondantemente sotto rispetto a quello, significa che quella distribuzione non era quella giusta, cambia distribuzione e quindi vai su un altro modello dove magari ti esce che questo valore è abbondantemente più basso della soglia per lo stesso fattore di rischio di prima basso. Se invece, diciamo, l'uguaglianza la trovi con un fattore di rischio elevato, tipo ti sei messa al 90%, invece di trovare
tu hai il limite è 1.06 e tu trovi 1.06, che dici che quella non è, diciamo, la rifiuti l'ipotesi? Proprio da un punto di vista di buon senso, non mi fido di rifiutarlo, è un test statistico. Perché, diciamo, se rifiutassi l'ipotesi, dicessi no, non è superato, perché non è superato, faccio il talebano, no, allora stai rischiando però di prendere, diciamo così, una decisione sbagliata, quindi nel rifiutare l'ipotesi, con il 90% di rischio. Ok? Quindi poi là interviene un po' il buon senso se ti capita l'uguaglianza, diciamo così, e dipende molto dal fattore di rischio a cui ho ottenuto questa uguaglianza. Ok, sì, se c'è tempo, sì. Perché sono valori tabellati, però c'è qualche formula per ricavarli o... Allora sì, perché c'è una distribuzione, poi se andate in rete le trovate pure più complete, cioè nel senso che ovviamente queste tavole che vi riporto io sono delle tavole che sono, diciamo, anche un po' datate, sono quelle che si utilizzavano anche un po' di anni fa, dove, diciamo così, poiché molti di questi integrali non si risolvono in forma chiusa, ma diciamo attraverso appunto altri metodi, non erano disponibili, diciamo, tutti i valori, ma a quel punto che cosa succede? Se ti servono dei valori intermedi e non hai delle tabelle più, diciamo, complete, tipicamente quello che si fa sono delle interpolazioni tra un valore e un altro. Se per qualche motivo faccio un esempio, a te serviva fare per qualche applicazione specifica un test del Q4 con un fattore di rischio del 7.5%. Qua non ci sta, al 10.05 magari utilizzo una interpolazione banalmente lineare, se voglio, diciamo, ragionare in termini lineari, anche se la distribuzione non è lineare, però perlomeno inizia a capire più o meno una soglia quale potrebbe essere che intermedia tra queste due. Ok? Però, diciamo così, sicuramente trovate in rete anche delle, diciamo così, delle tabelle più complete, ma lo stesso per esempio test del Q1, ma tu solo qui puoi implementare in Excel, in Matlab, cioè una volta che gli date la sequenza, una volta che gli date il fattore di rischio, poi diciamo lui vi dà il risultato del test, su H0, H1. Okay. Però è bene conoscere i procedimenti che ci sono dietro, perché così capite anche il senso fisico di certi fatti, cioè in particolare sul discorso del fattore di rischio. Perché è una cosa che mi può servire anche, diciamo, in futuro nella vita. Ok. Va bene. Allora, ci manca un quarto d'ora. Avete qualche altra domanda su queste cose? Perché volevo giusto a questo punto, se me ne date la possibilità, fare un esercizio molto banale ancora sulle distribuzioni. In particolare sulla distribuzione rettangolare. Visto che, come vi anticipavo, è la distribuzione che utilizzeremo spesso durante il resto del corso, io ho iniziato a caricare gli esercizi su Classroom, quindi dovreste trovarvi già quelli di ieri e poi vi troverete anche questo qua di oggi. Allora, facciamo questo esercizio, tanto è abbastanza veloce. Si supponga di avere una distribuzione di resistori con valori di resistenza descrivibile con una distribuzione rettangolare, ovvero uniforme, con i seguenti parametri sintetici: mu uguale 10 ohm e delta uguale 2 ohm. Questi sono i dati di partenza. Distribuzione rettangolare. Ok? Allora, primo quesito. Disegnare la distribuzione. Allora, comincia.
facciamo la nostra fase della scissa e poi iniziamo a disegnare questo bel rettangolo, no? Perché è una rettangolare, quindi ci facciamo un bel rettangolo. E orientativamente qui dovrebbe capitare il valore medio, ok? Quindi il mu uguale nel caso specifico a 10,8. In più, quale altra informazione mi ho dato? Il delta, cioè la larghezza della distribuzione. Poiché il delta è tutto questo, ed è uguale, abbiamo detto, a 2 ohm, significa che questo estremo a destra della distribuzione sarà a 10 ohm più delta Renzi, e quindi significa 11 ohm, e quest'altro sarà a 9 ohm. Trovate? Abbiamo completato? Forse ci manca ancora qualcosa. L'ordinata. Senza pensare ai numeretti, quanto vale questa ordinata? 1. Cosa? Senza pensare ai numeri. Ragioniamo sui simboli. Se questo qui è delta, uno su delta. L'area deve essere unitaria, no? Quindi base dell'altezza deve essere unità. Quindi una volta che ho stabilito che la base è delta, questo non può che essere uno su delta. Poi ovviamente uno eventualmente sostituisce, però andiamo sempre più nei problemi dal punto di vista letterale. A questo punto, quindi l'abbiamo disegnata, andiamoci a fare il secondo quesito, e cioè calcoliamoci la deviazione standard della distribuzione. Idee? Qualcuno che mi dice che si deve fare? Sigma quad attraverso il decade e poi facciamo la radice. Allora, calcoliamo prima la varianza e poi ne facciamo la radice quadrata. Ma che cosa è dati sigma quadro? Attenzione, dobbiamo ricordarci che stiamo su una distribuzione, quindi non sui dati sperimentali, quindi distribuzione ipotizzata bisogna considerare l'integrale. L'integrale da che cosa? Da meno infinito a più infinito di per definizione, giusto? Ma questo a che cosa è uguale? Ah, ovviamente, poiché l'integrale da meno infinito a mu meno delta mezzi e da mu più delta mezzi a più infinito è nullo, questo qua si restringe all'integrale che va da mu meno delta mezzi a mu più delta mezzi, ancora una volta, di x meno mu al quadrato in di f di x in dx. Ma all'interno di questo intervallo quanto vale f di x? 1 su delta. E quindi questo qua è, diventa integrale di mu meno delta mezzi mu più delta mezzi di x meno mu al quadrato diviso delta in dx. Trovate? E ora qua ovviamente lascio a voi, diciamo, altrimenti non riesco a farvi vedere queste altre cose, l'onere di continuare questa integrale, tra altre cose che ho già risolto anche, diciamo, nel PowerPoint di ieri. Se non fate errori nei conti, uscirà che la sigma, che è la radice quadrata di sigma quadro della varianza che avete appena calcolato, dovrà uscire delta diviso 2 radice quadrata.
dove delta è l'ampiezza intera, diciamo così, della distribuzione. Ok, quindi se fate i passaggi, ma sono veramente molto banali, ottenete che la sigma è delta diviso 2 radiani. Sì, sì, il delta al lato dice ovviamente. Però ricordatevi sempre la due dei, cioè, al di là del fatto che spesso uno fortunatamente certi numeri notevoli se li ricorda perché li ha visti in varie cose, però poi dovete sapere che deriva da qui, perché se no poi se vi cambiano la distribuzione, diciamo, non sapete come arrivare poi alla sigma. Ovviamente poi nel caso specifico è, se vado a sostituire i numeretti, finalmente questo numero fa 0.577 ohm. Ok? Ci siamo qua come, diciamo, procedimento. Poi ripeto, i conti li controllate voi a casa, lo fate per esercizio. Vediamo il terzo quesito. Posso cancellare o avete bisogno ancora di copiare qualcosa? Cancello? Ok. Allora, terzo quesito è determinare la probabilità percentuale associata all'intervallo cioè voglio calcolare la probabilità percentuale associata all'intervallo delimitato da valore medio mu meno 0,5 ohm, mu più 0,5 ohm. Ok? Allora, al solito com'è procedere? Conviene innanzitutto visualizzare questo fatto sulla distribuzione. È ovvio che dovrei fare un'integrale, no? Perché il concetto, diciamo così, è sempre quello di trovare un'area, no? No, o che è una gaussiana, o che è un'altra distribuzione, ma il concetto per determinare la probabilità è quello di trovare un'area. Ora, ovviamente, qua siamo in un caso fortunato, perché non è tanto. Quindi, che cosa significa? Significa che se io schematizzo questa richiesta sulla distribuzione, la disegno qua per comodità, per evitare di andare a, diciamo così, andare a sovrascrivere quella, quindi diciamo peggiorare il disegno, se questo qua è mu e questa è l'intervallo che sto dicendo io è mu meno 0,5 e mu più 0,5, che ovviamente è un intervallo inferiore a tutta la, diciamo così, al delta mezzi, perché il delta mezzi sarebbe un ohm, quindi qua sto a un ohm, qua sto a un ohm, meno un ohm. Che cosa sto dicendo valutare con questa richiesta? Sto dicendo semplicemente che io devo andare a valutare quest'area qua. E come si fa a valutare quest'area qua? Base del mezzo. La base la conosco. L'altezza è sempre quella di prima, perché non è che è cambiata la distribuzione. Sostituisco i valori. Se non ho fatto male i conti, otterrò 50%. Vedete se trovate PDI uguale 0,5, ovvero 50% se le stimiamo percentuale. Ok, magari ad occhio già si vede, però se volete fare i conti, giusto per esercizio. Poi ovvio che potevo darvi un altro intervallo, avreste ragionato qua, l'intervallo diventava più stretto e più piccolo la base, ma l'altezza è sempre la stessa. La comodità della rettangolare è questo, che non devo pigliare tabelle o cose, no? Ultimo quesito, ne abbiamo finito.
Posso cancellare? Determinare l'intervallo di valori di resistenza attorno al valore medio mu corrispondente a un livello di probabilità, quindi un livello di confidenza del 98%. E questo me lo fate per casa. C. Determinare I. Tale che P di I è uguale 98%, ovvero 0,98, con I centrato rispetto al valore medio. Quindi era da pensare, diciamo così. Cioè, adesso siamo già nel problema opposto, no? Cioè, prima avevamo gli estremi di I e abbiamo calcolato l'area. Adesso invece vi do l'area e vogliamo stabilire quanto dovrebbe valere questa. Questi estremi. Facendo i conti, e due passaggi magari fate voi per esercizio, poi se volete li controlliamo, poi li confrontate con quelli che vi porto io, diciamo, sul Classroom, dovreste ottenere giusto un attimo che l'estremo inferiore è 0,9.2 ohm, l'estremo superiore di questo intervallo è 0,98 ohm, se appunto voglio, diciamo, che siano centrate rispetto al valore medio. Dimmi. Per facilitare il calcolo, possiamo farlo prima dall'estremo inferiore, quindi partire da 9 e calcolarci l'estremo superiore e poi centrarlo? Sì, cioè sul fatto di come fare il calcolo, al solito la fantasia vostra, diciamo, è molto superiore, quindi diciamo, abbiamo fatto anche di età. Quindi non c'è problema, adesso vi ho dato i risultati, poi ognuno di voi se lo può eventualmente, tanto per tanto, poi uno può giocare con le aree del tentacolo. Va bene? Allora io direi che poiché sono le 11, meno un minuto, chiudiamo. Se avete qualche dubbio, ancora qualche, diciamo, certezza, qualcosa da chiedere, ovviamente contattatemi anche via email, pure se non è un'area di ricevimento, perché l'area di ricevimento se era, diciamo, alle 11, poi magari dovete seguire, non vi voglio distogliere altre cose, e eventualmente ci sentiamo. Ok? Ragazzi, voi a casa tutto a posto?